Nerazzurri, Ale. Ah, ho aspettato a commentare Udinese-Atalanta perché sì, Udinese-Inter, perché appunto la partita successiva era Lazio-Atalanta, quindi oggi Nerazzurri al massimo. È stata più emozionante, Lazio-Atalanta che Udinese-Inter. E quindi commenterò tutte e due le partite. Cominciamo per ordine, mezzogiorno e mezzo, Udinese-Inter. Partita tranquilla, tra la quarta o quinta del campionato, che riusciamo a vincere largamente. Sono contento che, almeno in ambito psicologico, hanno dimostrato che c'è almeno una speranza, cioè che ci credono fino alla fine a questa qualificazione di Champions League. E si è visto, insomma, tolto che bello, l'Udinese comunque queste ultime partite non sta rendendo dei risultati, ha fatto un punto in 13 partite, quindi è ovvio che comunque d'altra parte anche l'avversario non è stato molto, come si può dire, pericoloso, tranne in un paio di occasioni. Sto Lasagna, Madonna, sempre ci vuole segnare. Comunque, gol di Ranocchia, Miranda all'ultimo si è infortunato, abbiamo rischiato un pochino, poi fortunatamente già nel primo tempo l'abbiamo chiusa 3-0, ci stava Rafinha. Stavo per azzeccare il gameplay pronostico, che avevo fatto 3-0, ho vinto 3-0 con gol di Rafinha e un gol di Icardi, stavo azzeccando. Finalmente Rafinha, primo gol. Rafinha, ragazzi, inutile dirlo, dobbiamo tenerlo perché è un giocatore importantissimo, un giocatore che così non se ne trovano, cioè nel senso di quelli che abbiamo noi non ce n'è. E poi quarto gol di Borja Valero, Caramo, porca miseria, traversa, mi è dispiaciuto per Caramo, un gol se lo meritava un gol. Comunque, detto ciò, la vittoria c'è, è stata netta, quindi non si può dire niente, ragazzi. L'Udinese è durato pure in 10 per un bel po' di minuti, un'espulsione che c'era, analogo a quello di Vessino la scorsa settimana. Detto ciò, alcune puntualizzazioni. Candreva, io non lo farei più giocare, o non lo farei più giocare sulla fascia destra, ma è inutile, ragazzi. Non è un attaccante Candreva, lo dirò sempre, non è un attaccante. Uno che non segna da aprile del 2017, non è un attaccante, è un centrocampista. Mettilo centrocampista, trequartista, che cazzo vuoi, ma non puoi metterlo sull'esterno, perché non conclude niente. Ah, poi ha messo Caramolle, le cose sono cambiate. Vabbè, eravamo sul 3-0, 4-0, diciamo, non è che puoi dire che Caramo sia, però almeno ti fa qualcosa di diverso. Poi Rafinha, comunque, dobbiamo tenerlo. Si era parlato addirittura di Cancelo, che forse non riusciamo a tenerlo. Io spero che in qualche modo riusciamo a tenerlo in squadra, perché anche lui è utile, insomma, sebbene non sia il terzino migliore d'Europa, però è sicuramente migliore di quelli che abbiamo al momento. Quindi 4-0, quindi Lazio-Atalanta, forza Atalanta. Tatam Barrow 1-0, mamma mia, peccato che la Lazio ha pareggiato quasi subito. È stata una partita allucinante, l'Atalanta stava addirittura per vincere, peccato perché poteva essere una grande vittoria e potevamo andare a meno 1, siamo a meno 2, va bene così, crediamoci fino alla fine, ragazzi, che non è finita, meno male, si può ancora sperare. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, forza Inter, forza Nerazzurri, grazie Atalanta, a presto, ci vediamo, ciao.